Due settimane di preparazione, due amichevoli, a che punto siamo e come pensiamo di procedere? Allora, per quanto riguarda la Nazione Atletica, diciamo che sono due settimane di lavoro intenso, quindi diciamo che queste due settimane, oggi è il termine delle due settimane, quindi diciamo che la squadra in queste tre amichevoli ha fatto sempre risultato, ma comunque non ha dato poi sempre quello che ci aspettavamo. Oggi invece è cominciato a uscire qualcosa di buono, cominciamo a mettere in pratica tutte le cose che noi facciamo durante gli allenamenti e questo è un bene. I ragazzi poi cominciano a amalgamarsi, quindi comincia a essere una squadra molto... Anche quindi a livello caratteriale, non solo atletico, comincia a prendere piede un certo tipo di affiatamento? Beh sì, come hai visto c'è stato qualche giocatore che magari, preso dal nervosismo perché ancora non sta in un'ottima forma, abbiamo mandato a fare la doccia, perché è giusto così, che il Cerredo deve avere, oltre che una buona squadra, un'ottima disciplina, quindi cominciamo a lavorare anche in questo senso. Prossima settimana un impegno, primo impegno della stagione, molto importante per i cerredani, Ottavia, campo in terra. Abbiamo già un'idea su come affrontare... Ma diciamo che no, io ripeto, gli allenamenti settimanali sono per me, danno molto, molto da lavorare, perché poi chi lavora bene in settimana la domenica poi verrà schierato in campo, quindi non ci sarà il giocatore che viene schierato solo perché viene da X o è bravo, quindi verrà schierato una squadra dove durante la settimana si trova a lavorare. L'impegno di domenica all'Ottavia è un impegno di Coppa Lazio. È un impegno importante perché comunque la squadra non è ancora al 100%, quindi comunque noi ci teniamo a questa competizione e la onoreremo con il massimo livello. Beh, il mister del Cerredo Laziale, il mister Michele.